Benvenuti alla 31ª lezione sul linguaggio C. In questa lezione andiamo a finire il nostro esercizio. Dobbiamo scrivere la funzione che restituisce il libro più vecchio, quindi io direi di procedere subito. E io la vorrei fare di tipo void, stampare quindi i dati del libro più vecchio direttamente all'interno della funzione, quindi la chiamiamo void libro vecchio. E passiamo naturalmente la lista list. E vi faccio vedere che non è per niente difficile fare questa funzione. Abbiamo bisogno della variabile i, lasciamo degli spazi, come sempre. Per i che vada a 0 deve scorrere quindi tutta la lista, quindi è sempre questo list i minore di list num libri, i più più. Noi dobbiamo semplicemente dichiarare inizialmente il libro vecchio. Ah, dobbiamo dichiararci questo libro, questa variabile di tipo libro, lo chiamiamo vecchio, uguale a list.elementi di 0. Quindi noi inizialmente dobbiamo considerare il libro più vecchio il primo elemento, naturalmente, e ci dichiariamo una variabile intera che si chiama indice vecchio uguale a 0. Quindi dichiariamo come il primo elemento come il libro più vecchio, quindi questa variabile di tipo libro, e poi un indice vecchio che ci servirà per stampare alla fine il libro più vecchio, così all'interno di delle parentesi quadre inseriremo indice vecchio, così stamperà proprio i dati di quel libro. E lo dichiariamo sempre uguale a 0. E poi qui semplicemente un if per fare il controllo. Se l'anno di pubblicazione dell'elemento che stiamo scorrendo è minore dell'anno di pubblicazione di questo elemento, cioè del primo, allora il libro vecchio diventa l'elemento che stiamo scorrendo. Vi trovate, no? Perché se per esempio questo. Il primo elemento, no, che abbiamo dichiarato come libro vecchio ha un anno di pubblicazione 1960. L'elemento che scorriamo adesso ha come anno di pubblicazione 1940. È più piccolo l'anno, ma più piccolo è l'anno, più vecchio è. Quindi è solo questa cosa da capire. E quindi if vecchio maggiore di list.elementi di i.anno, allora vecchio diventa list.elementi di i e indice vecchio diventa i. Semplicemente all'interno del for avremo il nostro libro vecchio e quindi andiamo a stampare i dati. Printf il libro più vecchio in elenco è slash n printf e stampiamo il titolo magari tra virgolette. Così fa figo, virgola di, quindi qua stamperemo il titolo tra apici singoli, virgola di autore, pubblicato da editore nel anno. E quindi andiamo a vedere. Sarà vecchio punto, ve lo scrivo qui i dati. Perché se andiamo a capo li controlla comunque. Siamo vecchio punto titolo. Ok, mamma mia. Ah. Vecchio punto autore, vecchio punto editore, vecchio punto anno. Dovrebbe essere così. Andiamo a vedere se dà errori. Libro and int. Ah, è vecchio qui punto anno. Naturalmente nell'if è ve if vecchio punto anno maggiore di. Andiamo a richiamare questa funzione all'interno della funzione 2, quindi del case 2. Si chiama libro vecchio list, anzi L. Ok,
Dio ce la mandi buona. Dobbiamo inserire qualche libro, quindi Adriano, programmazione misera. Ezio, il nostro libro lo stampiamo nel 94. L'altro invece di Michele, che si chiama Rose Gialle e Blu, sempre di Ezio, viene stampato nel 97. Quindi questi sono i nostri due libri, come potete vedere funziona questa con l'incremento della I, libro numero 1, libro numero 2. Premiamo invio e ci esce il nostro nuovo menu e quindi cerchiamo libro vecchio. Il libro più vecchio è Programmazione misera di Adriano, pubblicato da Ezio nel 94, quindi funziona. Molto simpatica questa cosa. E come potete vedere la nostra funzione funziona alla meraviglia. Qui lasciamo una slash n in più. E sono passati 6 minuti. Piccola pausa. Rieccoci qui. Ci manca soltanto l'ultima funzione, che è quella che ho aggiunto io alla traccia dell'esercizio. E che è quella della ricerca dell'autore. E che sarà sempre di tipo void. No. Sarà di tipo int, facciamo che ci restituisce 1 se l'autore è presente, meno 1 se l'autore non è presente. Quindi int cerca autore. E ovviamente passiamo lista list e poi char autore, naturalmente, altrimenti che cavolo cerca, non si sa. E quindi char autore. Andiamo a scrivere la nostra bella funzione. Int i per i che vada a 0, i a minore di list.numlibri, i più più. Chissà quanto ci vorrà per renderizzare questi tre video. Insomma, un'eternità. Allora, if list elementi di i. No, qui ci vuole la funzione della libreria string.h, che è la string cmp. Eh sì, purtroppo sì. E qui ci vuole questa funzione che confronta sostanzialmente string compare, ve lo scrivo qui, string compare stringa 1, stringa 2, questo è il prototipo, ed è uguale uguale a 0 o uguale uguale a 1, a seconda se sono uguali o no, e mi pare che sia uguale uguale a 0 se sono uguali. In ogni caso andiamo a provare, mettiamo prima 0, se ci dà errore mettiamo 1, e quindi la stringa 1 è list.elementi.autore, che è l'elemento appunto che stiamo scorrendo, e l'altra stringa è la stringa autore che abbiamo passato noi, uguale uguale a 0, quindi così. Allora, dobbiamo avere un indice qui, una variabile intera che sia, diciamo, autore, che inizialmente è uguale a meno 1, che inizialmente non è presente. Allora, autore uguale 1. E return autore. Questa dovrebbe essere semplicemente la nostra funzione, molto semplice. Andiamo però a vedere nel main, innanzitutto dobbiamo dichiararci char autore, e come lunghezza gli diamo 30. Vabbè, diamogli maxa. E quindi qui dobbiamo richiamare la funzione cerca autore, li l e autore, e questa deve essere uguale a un int autore. Sì. Quindi autore uguale, quindi sarà, quest'autore avrà un valore che sarà o meno 1 o 1. E if appunto autore diverso da meno 1, allora printf l'autore cercato è presente, è presente. Else printf l'autore non è presente in elenco.
Possiamo anche togliere le graffe perché abbiamo una sola istruzione. Andiamo a vedere se funziona. Naturalmente abbiamo bisogno del printf, inserisci autore da cercare, altrimenti non cercherà niente. Gets autore, quindi abbiamo anche nome e cognome. Come immaginavo, lo stesso nome non può andare bene per due variabili, e quindi la possiamo chiamare int presenza. La chiamo presenza anziché autore, quindi if presenza, e qui la ok dovrebbe in effetti sono proprio scemo, eh. Anche qui dobbiamo cambiare naturalmente il nome, la variabile, possiamo mica mettere tutti gli stessi nomi. E quindi andiamo a compilare. Inseriamo tre autori: Adriano, programmazione, Loffia, Ezio, 1994. Poi Gino, il titolo è Io e Gigetto, di Ezio, Auditore, 1999. Il terzo libro è Paoletto, La Palla, 2005. No, ho messo come editore 2005, interessante. Allora, anno di pubblicazione Ezio? No, anno di pubblicazione 2005. Questo piccolo errore fatemelo passare. E quindi andiamo a cercare questo nostro autore. Vogliamo cercare. Inserisci. Mi sa che dobbiamo mettere un fflush. Non ho idea del perché. Però fflush. Dovremmo metterlo qua, credo. Andiamo a compilare. Inseriamo un solo autore perché mi scoccia. Mi scoccia di Loffia, Loffia. Ezio 2005. Ok. 3, cerca autore Adriano, vediamo se l'autore cercato è presente. Ok, quindi funziona. Ricerchiamo di nuovo, non so, Gino. L'autore non è presente in elenco, quindi la nostra funzione funziona. Scusatemi questi giochi di parole e sono passati 13 minuti quasi. Ragazzi, l'esercizio è terminato, abbiamo fatto tutte le nostre funzioni, spero che siano tutte chiare. Non erano molto difficili, in effetti. Quella dell'autore era semplicemente un ciclo for e un if per il controllo. Abbiamo usato questa nuova funzione string cmp, che vuol dire compare, e quindi è uguale a 0 se le stringhe 1 e 2 sono uguali, è uguale a 1. Quindi se noi mettavamo qua, stavamo verificando se erano diverse, quindi soltanto questa cosa. E se erano uguali, presenza diventava 1, altrimenti rimaneva uguale a meno 1 e quindi ritornava a meno 1. Quella del libro vecchio, sempre for e poi un if sull'anno, e abbiamo tenuto conto dell'indice vecchio, che alla fine in effetti non ci è servito. Quindi io direi di toglierla. Così risparmiamo sulle variabili. Ci siamo dichiarati questa variabile di tipo libero, l'abbiamo creata vecchia, l'abbiamo dichiarata uguale al primo elemento. E con il for man mano verificavamo se l'anno dell'elemento che stavamo scorrendo era minore dell'anno del libro vecchio, allora il libro vecchio diventava l'elemento che stavamo scorrendo. E alla fine abbiamo stampato i dati, semplicemente vecchio titolo, vecchio autore, vecchio editore e vecchio anno. La stampa dell'elenco è un semplice ciclo for. E l'inserimento non c'è neanche la locazione dinamica, quindi non era molto complicato. Era complicato forse tenere tutto sotto controllo, quindi organizzarsi. In 160 linee di codice siamo riusciti a fare il nostro programma. Abbiamo imparato questi nuovi comandi, system, abbiamo imparato il flush stdin. E io direi che sono abbastanza soddisfatto di come sia uscito questo mega tutorial. E ci sentiremo sicuramente nel prossimo tutorial, dove credo inizieremo
con l'argomento pile o stack. E quindi ci vediamo al prossimo tutorial.